Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora, oggi il video che vi propongo è una piccolissima collaborazione. Sono veramente molto felice che mi sia stato richiesto appunto di collaborare a questo progetto. Allora, sono stata contattata qualche settimana fa dagli organizzatori di Firenze Libro Aperto, una manifestazione letteraria che si svolgerà a Firenze il 17, 18 e 19 febbraio. Allora, prima di tutto c'è da dire che io conoscevo già questa manifestazione perché avevo visto il link condiviso da qualcuno dei miei amici su Facebook, e oltretutto il 17 febbraio è il mio compleanno, quindi avevo già detto alla mia mamma per regalo di compleanno: portami qui, ecco, quindi sicuramente uno dei tre giorni sarei andata. Fatto sta comunque che gli organizzatori mi hanno contattata, probabilmente vedendo il mio canale YouTube, ma soprattutto sapendo che io comunque sono della Toscana, per chiedermi appunto se avevo voglia di parlare del loro del progetto che hanno messo in piedi, e mi avrebbero regalato un ingresso omaggio alla manifestazione, che comunque, come vi ho detto, io avrei partecipato in ogni caso. E niente, quindi io ho accettato con molto piacere, indipendentemente da ciò che mi avrebbero dato in cambio, perché comunque mi fa piacere parlare di qualcosa che riguarda il mondo dei libri, e soprattutto sostenere questo genere di manifestazioni, perché secondo me ce ne sono sempre troppo poche in Italia. Oltretutto ci tengo a dire che è vero che questa avverrà a Firenze, però è anche vero che io vengo dalla Toscana, eppure al Salone del Libro di Torino ci sono andata, quindi insomma sicuramente chi è interessato può decidere di passare una giornata un po' diversa, fare un po' un viaggetto in macchina e venire a Firenze per vedere come si svolge questo festival. Innanzitutto quindi vi do due o tre informazioni tecniche. Come ho detto, si svolgerà il 17, 18 e 19 febbraio, che sono venerdì, sabato e domenica, presso la Fortezza d'Abbasso di Firenze, e l'orario soprattutto è veramente lungo, perché parte la mattina ed arriva fino a notte, perché alle ore 20 inizia quella che loro chiamano, se non erro, tipo sessione notturna, o comunque ecco, ci sono gli stand aperti, sarà possibile visitare il festival anche dopo l'orario della cena. Prima di parlarvi della filosofia che sta alla base di tutto l'evento, e quindi di parlarvi di qual è il progetto, qual è l'obiettivo che vogliono raggiungere con questo festival del libro, voglio farvi vedere prima il loro sito. Il sito è www.firenzelibroaperto.it, e ovviamente c'è anche il rimando alla pagina Facebook, anche questa, come il sito, aggiornati giornalmente in base insomma agli eventi che vengono aggiunti al programma. E niente, prima vi faccio vedere il sito e poi parliamo di tutto il resto. Allora, questo è, come vedete, il sito, come vedete è firenzelibroaperto.it, e questo è come si presenta insomma la pagina, la home page. Prima di tutto c'è da dire che adesso ho l'audio spento, ma in realtà soltanto nella home page c'è anche una musichina di sottofondo, e poi la cosa carina è che qui sotto, ecco qua, vedete, c'è il countdown dei giorni, anzi dei giorni, ore, minuti e secondi che mancano all'inizio del festival. Come si presenta la pagina? Praticamente c'è qui, vedete, vabbè, il nome dell'evento, la possibilità di condividerlo su Facebook o visitare la pagina Facebook, e questo è il logo dell'evento. Qui ci sono le news, quindi praticamente tutte i vari eventi che vengono aggiunti al programma vengono messi poi qui nella home page, e a destra e a sinistra vedete che ci sono delle stelle come quelle di Hollywood, con i nomi degli autori che parteciperanno all'evento. Quindi non so, io per quelli che conosco sono Mauro Corona, Federica Bosco, Alessia Gazzola o Gazzola, non ho mai capito come sia il nome, Paolo Crepè, che è uno psicologo famosissimo che io adoro, eccetera. Insomma, ci sono diversi autori, e su ognuno di questi potete cliccare e vi verrà rimandata, vedrete rimandati alla pagina dove ci sono tutte le informazioni sull'autore.
Qui in alto, come vedete, ci sono le varie pagine, quindi su chi siamo trovate l'idea che sta alla base del progetto. Io vi consiglio di leggerlo perché è veramente interessante ed è quello poi su, insomma, che spiega tutta la filosofia che c'è dietro e soprattutto è la spiegazione del loro motto, che è questo: le parole non bastano più. Andando avanti poi, come vedete, ci sono delle sezioni che sono dedicate in realtà soltanto alle case editrici che vogliono partecipare all'evento e che quindi vogliono avere il loro stand, quindi sia la parte il tuo stand, quanto è grande, costi eccetera, sia la parte relativa al regolamento che vedete qui in fondo. Lavora con noi, è dedicato a tutti coloro che vorrebbero partecipare all'evento e dare una mano. Ecco, queste sono sezioni un po' particolari soltanto per chi è interessato o a lavorare o a partecipare. Poi abbiamo il programma. E qui vengono, il programma è chiaramente aggiornato giorno per giorno in base alle novità che vengono inserite. Ecco, migliorato un po' la visuale. Comunque poi ci sono i tre giorni dell'evento e viene detto appunto che cosa ci sarà. E come vedete inizia alle ore 10 e alle ore 20 inizio sessione notturna, quindi il padiglione chiude addirittura alle ore 3, quindi avete tutto il tempo di visitarlo. Per quanto riguarda la sezione news, trovate gli autori che parteciperanno al progetto e che appunto, come vedete, hanno la loro descrizione accanto con tutte le informazioni relative, insomma, tutto ciò che volete sapere sulla sezione news. E poi abbiamo il premio letterario. Purtroppo questo, come vedete, le iscrizioni al concorso sono chiuse. Era un concorso che è stato, insomma, dedicato a tutti coloro che volevano presentare un manoscritto inedito e che poteva, insomma, il vincitore sarà pubblicato da una delle grandi case editrici che partecipano all'evento. Infine abbiamo la sezione eventi, quindi anche qui ritroviamo gli autori, mentre nell'altra sezione c'erano anche altri tipi di informazioni anche relativi alle scuole che partecipano eccetera, invece qui abbiamo soltanto gli autori. E poi infine nella sezione contatti trovate tutte le informazioni che vi servono, se siete un editore, un autore, un'azienda, una scuola, anche perché c'è da dire che Firenze Libro Aperto ha fatto un grande progetto con le scuole di Firenze, coinvolgendo gli studenti in diversi progetti, e questi saranno poi presentati durante le tre giornate direttamente, insomma, al festival. E basta, questo per quanto riguarda la pagina, il sito internet. E per quanto riguarda invece la pagina Facebook, eccola qua, la trovate chiaramente come Firenze Libro Aperto, e anche questa viene aggiornata continuamente con gli autori che parteciperanno, foto dell'evento, news e così via. Eccoci qua, allora, dopo aver dato un'occhiata al sito vi voglio spiegare anche il, diciamo, quello che c'è dietro al motto utilizzato dagli organizzatori dell'evento, ovvero le parole non bastano più e soprattutto, insomma, come si sono mossi gli organizzatori. Prima di tutto c'è da dire che questo è il primo anno in cui viene realizzato un evento del genere a Firenze, quindi chiaramente gli organizzatori ci tengono a dire che sì, da una parte ci sono tutti i lati positivi del mettersi in gioco e cercare di creare qualcosa di bello, di coinvolgente, insomma, che sia apprezzato dalle persone, ma dall'altro ovviamente ci sono tutti gli ostacoli che si incontrano quando si comincia un progetto del genere, quindi contattare coloro che parteciperanno all'evento, ottenere permessi, ottenere, non so, un'organizzazione decente, regolare chi saranno gli ospiti, quando interverranno eccetera. Quindi, insomma, essendo la prima volta, chiaramente il lavoro è stato immane, e sperano veramente che le persone possano arrivare in tanti e apprezzare ciò che hanno realizzato. C'è da dire che, come avete visto anche dal sito, chiaramente ci sono delle piccole o grandi o medie case editrici che parteciperanno all'evento e che quindi avranno il loro stand e potranno mettere in mostra le proprie, i libri che hanno pubblicato. Ciò che sta alla base un po' di tutto, la filosofia che hanno seguito è stata quella di non dare assolutamente priorità alle case editrici grandi, quindi hanno voluto
riorganizzare anche la disposizione degli stand, perché di solito, come io ho notato anche al Salone del Libro di Torino, era successa la stessa cosa, ci sono di solito nelle posizioni strategiche o comunque centrali le grandi case editrici, poi tutte quelle piccoline sono un po' smistate alla periferia, ecco. Invece in questo caso hanno voluto riorganizzare il tutto, quindi hanno messo grandi case editrici vicino a piccole case editrici, in modo che le persone camminando e passando tra gli stand abbiano modo di vedere alla stessa maniera sia le piccole che le grandi, in modo da poter scoprire anche qualcosa di nuovo. Altra cosa che hanno voluto fare, che è innovativa rispetto a tutti gli altri festival che si trovano in Italia, è stato l'abbattimento dei costi. Quindi i costi per prenotare lo stand dalle varie case editrici sono stati abbassati fino al 90% rispetto ai costi che ai prezzi che vengono richiesti per le altre manifestazioni. Questo perché? Perché vogliono permettere alle case editrici di guadagnarci, perché ovviamente questo è il loro lavoro, vendere libri, e quindi sperano in questo modo di che il loro ricavo possa sì in parte ripagare lo spazio che occupano il loro stand, ma allo stesso tempo riescano anche ad avere un margine di guadagno che gli permetta di voler partecipare anche tutti i prossimi anni a questo tipo di eventi. Per quanto riguarda il loro motto, le parole non bastano più, praticamente si sono voluti concentrare su un problema molto comune della letteratura di oggi, ovvero il fatto che non ci fidiamo più delle parole. Ecco, ci sembra che le parole, invece di fare da tramite, da connessione con il prossimo, anche a livello culturale, razziale, religioso, sociale, eccetera, ecco, in realtà si sono resi conto che le parole non fanno più da tramite, ma sono una specie di barriera. E questo perché? Perché molto spesso ci si rende conto, penso che ve ne rendete conto anche voi, quando ascoltiamo i politici in televisione, la prima cosa che pensiamo quando parlano è no, ma tanto quello che dice sono tutte bugie, sono tutte false promesse, in realtà ciò che dicono non è assolutamente ciò che faranno. Oppure quando sentiamo delle persone dello spettacolo sempre in televisione parlare, automaticamente ci viene da pensare sicuramente questo non c'è niente di spontaneo, è tutto stato programmato, è tutto stato deciso a tavolino prima di essere messo in onda. Ecco perché noi non ci fidiamo più delle parole, non gli diamo più il significato che avrebbero, ma soprattutto le crediamo superficiali, le crediamo molto spesso appunto false. Questo è stato riscontrato anche nella letteratura. Difatti hanno notato gli organizzatori del festival che le case editrici riescono a vendere molto di più libri fantasy e libri rosa piuttosto che la narrativa di formazione, e quindi loro chiaramente si sono fatti una domanda, ecco, e hanno detto: ma allora perché sta accadendo questo? Perché si vendono più libri che inventano situazioni, che creano mondi fantastici e che nel reale non hanno niente, diciamo, non hanno niente di concreto, mentre la narrativa di formazione, quella che effettivamente dovrebbe appunto formarci, dovrebbe farci crescere e insegnare qualcosa e farci conoscere qualcosa di nuovo, viene evitata. Questo proprio perché non ci fidiamo più delle parole, tutto ci sembra falso, tutto ci sembra superfluo, e quindi automaticamente ci dedichiamo, quando andiamo a leggere, a qualcosa che sia di per sé, di base, inventato, in modo da non dover indagare troppo a fondo, ma soprattutto non sentirsi ingannati quando in futuro scopriremo che quello che abbiamo letto non è reale. Non so se mi sono spiegata, però praticamente secondo me il senso che sta dietro a questo motto è proprio questo: il fatto di riuscire a riscoprire quanto le parole possano invece fare da tramite, da unione tra le persone e tra le culture, e in questo modo riscoprire anche la bellezza di leggere qualcosa che ci arricchisca, perché dobbiamo fidarci di ciò che ci viene presentato davanti. E questo è chiaramente un lavoro che devono fare gli autori, così come deve fare il lettore, così come deve fare l'editore nel proporre i libri che vuole vendere. E quindi mi sembra che alla base ci sia veramente un progetto lodevole, e io sono molto felice di sostenerlo e di pubblicizzarlo anche qui sul canale. Niente, questo è quanto, io spero di avervi incuriositi, di avervi fatto venire voglia di partecipare, anche perché come avete visto ci sono tanti autori molto importanti, molto famosi e rinomati, che è bello incontrare, è bello conoscere, vedere che persone sono nella vita reale, tra virgolette, non soltanto attraverso le parole dei loro libri. E niente, il festival dura 3 giorni, gli orari sono veramente ampissimi, quindi potete partecipare quando volete, io spero chiaramente che parteciperete, perché io ci sarò. E niente, questo è quanto, io
vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!